Più o meno. Mi guardo allo specchio, arrabbiato e deluso. Al diavolo i miei capelli, che non vogliono sapere di stare a posto, e al diavolo Caitlin Kavanagh, che si è ammalata e mi sottopone a questa prova. Dovrei studiare per gli ultimi esami, che saranno la settimana prossima, e invece eccomi qui. A cercare di non di domare questa chioma ribelle. Non devo più andare a letto con i capelli bagnati. Non devo più andare a letto con i capelli bagnati. Recito più volte questo mantra, tento di nuovo di addomesticarli con la spazzola. Contemplo esasperato il diafano ragazzo castano, con gli occhi azzurri. Troppo grandi per il suo viso, che mi siffa dallo specchio, e depongo le armi. La mia unica possibilità è legarli in una coda e sperare di avere un aspetto almeno presentabile. Kate è la mia coinquilina e fra tutti i giorni possibili ha scelto proprio oggi per farsi venire l'influenza. Così non può fare l'intervista programmata per il giornale studentesco a un pezzo grosso dell'industria che io non ho mai sentito nominare. E mi sono dovuto offrire di andarci al posto suo. Ho gli esami da preparare, una tesina da finire e nel pomeriggio dovrei passare al lavoro. Ma no, oggi mi tocca guidare per più di 200 km fino a Seattle, per incontrare il misterioso amministratore delegato della Gray Enterprises Holdings INC. Il tempo di questo imprenditore, nonché importante sponsor della nostra università, è straordinariamente prezioso, molto più del mio. Ma ciò non gli ha impedito di concedere a Kate un'intervista, un vero scoop, mi dice lei, al diavolo la mia amica e le sue attività extracurriculari. Kate era gomitolata sul divano del soggiorno. Anastasio, mi dispiace, mi ci sono voluti 9 mesi per ottenere questa intervista. Ce ne vorrebbero altri 6 per spostare l'appuntamento e a quel punto saremmo entrambi laureati. Come direttore del giornale non posso giocarmi questa chance. Ti prego, mi implora con la voce rauca per il mal di gola, ma come fa? Anche da malata è uno schianto, con i capelli ramati in perfetto ordine, e gli occhi verdi splendenti, anche se adesso sono cerchiati di rosso e lacrimano. Ignoro un importuno moto di compassione. Certo che andrò lì, Kate. Ora è meglio che tu torni a letto. Vuoi un po' di NyQuil o del Tylenol? NyQuil, grazie. Qui ci sono le domande e il registratore. Basta che prendi questo pulsante, prendi appunti, poi trascriverò tutto io. Non so niente di quel tizio. Mormoro cercando di reprimere il panico. Basta che segui l'ordine delle domande. Adesso vai. Il viaggio è lungo, non vorrei che arrivassi in ritardo. Va bene, vado. Tu torna a letto. Ti ho preparato una zuppa da scaldare. Le lancio uno sguardo pieno d'affetto. Lo faccio solo perché sei tu, Kate.
D'accordo, in bocca al lupo. E grazie ad Astafio, come al solito mi salvi la vita. Mentre prendo lo zainetto, le rivolgo un sorriso tirato. Esco e mi dirigo verso l'auto. Non posso credere di essermi lasciato convincere a fare questa pazzia. D'altra parte, Kate convincerebbe chiunque a fare qualsiasi cosa. Diventerà una grande giornalista, è decisa, persuasiva, polemica, bella ed è anche la mia più cara amica. Le strade sono sgombre quando parto da Vancouver, nello stretto di Washington, alla volta della High Five. È ancora presto e devo essere a Seattle non prima delle 2 del pomeriggio. Per fortuna Kate mi ha prestato la sua macchina sportiva, un Mercedes CLK. Non sono certo che Wanda, il mio maggiolino, mi avrebbe portato a destinazione in tempo. Con la Mercedes si fila che è una meraviglia e schiacciando a fondo l'acceleratore si brucia nei chilometri. La mia meta è il quartier generale della multinazionale di Mr. Gray, un enorme palazzo con uffici di 20 piani, tutto vetro e acciaio, la fantasia funzionale di un architetto. Sulle portavetri dell'ingresso, in caratteri molto sobri, la scritta Gray. Arrivo alle 2:15, alquanto sollevato di non essere in ritardo. E mi inoltro nell'immenso e decisamente imponente atrio. Da dietro la massiccia reception, una bionda splendida e tutta in tiro mi sorride amabilmente. Indossa il più elegante tailleur color antracite, con camicia bianca che abbia mai visto. Ha un aspetto impeccabile. Sono qui per vedere Mr. Gray. Anastasio Steele, per conto di Catherine Cavanagh. Mi scusi un attimo, Mr. Steele. Inarca un sopracciglio mentre aspetto impacciato davanti a lei. Comincio a rimpiangere di non essermi fatto prestare una delle giacche eleganti di Kate, invece di accontentarmi della mia giacca sportiva blu marino. Facendo uno sforzo, ho indossato i miei unici pantaloni, i miei dignitosi stivali marroni al ginocchio. È un maglioncino azzurro, questo per me è il massimo dell'eleganza. Mi insiro una ciocca ribelle dietro l'orecchio, fingendo di non essere intimidito da quella donna. Miss Cavagan era attesa, per favore firmi qui. Mr. Steele deve prendere l'ultimo ascensore sulla destra, 20° piano. Mi sorride gentilmente, senza dubbio divertita, mentre io firmo. Mi porge un pass con la scritta ospite. Non riesco ad evitare un sorrisetto. Mi pare ovvio che sono solo un ospite. Non c'entro niente con quel posto. È sempre la stessa storia. Mi dico con un sospiro. Dopo averla ringraziata, mi dirigo verso gli ascensori,
passando accanto ai due addetti della sicurezza, entrambi molto più eleganti di me, nei loro abiti neri di fattoria. L'ascensore mi porta al 20° piano a velocità supersonica. Le porte si aprono e mi ritrovo in un altro vasto atrio, sempre di vetro, acciaio e arenaria. Incappo in un'altra recepzione e in un'altra giovane bionda, impeccabile, vestita in bianco e nero, che si alza per accogliermi. Mister Steele, le dispiace aspettare qui per cortesia? Indica un salottino con poltrone bianche di cuoio. Dietro si apre un'enorme sala riunioni. Dalle pareti di vetro, con un altrettanto enorme tavolo di legno scuro e almeno 20 sedie. L'ambiente tutto intorno, al di là c'è una vetrata tutta altezza con una vista sullo skyline di Seattle che arriva fino alle Puget Sound. È un panorama mozzafiato che per un attimo mi annichilisce. Wow. Mi siedo, prendo l'elenco delle domande dallo zainetto e le leggo in fretta. Maledico Kate per non avermi fornito qualche breve dato biografico. Non so niente dell'uomo che sto per intervistare, potrebbe avere 90 anni, come 30. L'incertezza è irritante e il nervosismo riaffiora, facendomi agitare sulla poltrona. Non ho mai amato le interviste a tu per tu, preferendo l'anonimato di una discussione di gruppo, dove posso sedermi in fondo alla stanza e farmi notare il meno possibile. Anzi, per essere onesto, la cosa che preferisco in assoluto è rimanere per conto mio a leggere un romanzo inglese, raggomitolato in una poltrona nella biblioteca del campus. Alzo mentalmente gli occhi al cielo. Calmati, Skill. A giudicare dall'edificio troppo asettico e moderno, Gray potrebbe avere sulla quarantina, snello, abbronzato, capelli biondi e in tinta con quelli del resto del personale. Un'altra elegante e impeccabile bionda esce da una porta a destra. Cos'è questa fissazione per le bionde perfette? Mi sembra di essere in una soppopera. Con un respiro profondo mi alzo in piedi. Mister Skill, chiede l'ultima bionda della serie. Sì. Sgracchio, mi schiarisco la voce. Sì. Ecco, così suona più autorevole. Mister Gray la riceverà fra un attimo. Posso prendere la sua giacca? Oh sì, grazie, me la filo un po' impacciato. Le hanno offerto qualcosa da bere? No. Oh cavolo, la bionda numero uno adesso è anywhere. La bionda numero due aggrotta la fronte e guarda di traverso la ragazza alla reception. Gradisce un tè, un caffè, un bicchiere d'acqua? Chiede riportando l'attenzione su di me. Un bicchiere d'acqua, grazie. Mormolo. Olivia, per cortesia, porta un bicchiere d'acqua a Mr. Phil. Ha un tono severo. Olivia balza dalla sedia e si dirige immediatamente verso una porta dall'altra parte dell'atrio. Le faccio le mie scuse, Mr. Steele. Olivia è la nostra nuova stagista. Mr. Gray la riceverà tra 5 minuti.
Olivia torna con un bicchiere di acqua ghiacciata. Ecco a lei, Mr. Steele. Grazie. La bionda numero 2 si dirige verso la reception, con i tacchi che risuonano sul pavimento. Si siede, lei e la collega riprendono il loro lavoro. Forse Mr. Gray vuole che tutte le sue dipendenti siano bionde? Mi sto zoffamente chiedendo se ciò sia legale. Quando la porta dell'ufficio si apre ed emerge un attraente afroamericano con corti dreadlocks, alto e ben vestito, decisamente ho scelto il look sbagliato. Si gira e chiede dalla soglia: questa settimana si gioca a golf, Gray? Non sento la risposta dell'uomo. Si volta, mi vede e mi sorride, stringendo gli occhi scuri. Olivia è balzata a chiamare l'ascensore. Sembra accelerare nell'asfalto, alza dal falto della sedia. È più nervosa di me. Buon pomeriggio, signore, saluta lui uscendo. Mr. Gray è pronta a riceverla, Mr. Steele. Si accomodi, dice la bionda numero 2. Mi alzo cercando di dominare l'agitazione. Prendo lo zainetto, abbandono il bicchiere d'acqua e mi dirigo verso la porta. La porta socchiusa. Non occorre che bussi, entra, può entrare. Mi sorride con gentilezza, apro la porta e inciampo, cado lungo e disteso in mezzo all'ufficio. Merda che imbranato che suono. Merda che imbranato che suono altro. Mi ritrovo carponi mentre due mani premurose mi aiutano a rialzarmi. Sono così imbranato, maledetta la mia goffaggine. Devo farmi forza per alzare lo sguardo. Porca miseria, è giovanissimo. Miss Kavanagh? Mister Kavanagh? Quando sono di nuovo in piedi, lui mi porge una mano dalle dita affusolate. Sono Christian Grey, va tutto bene? Vuole sedersi? Giovanissimo e bello, bello da morire. È alto, indossa un elegante completo grigio, una camicia bianca e una cravatta nera. Ha una ribelle chioma biondo ramato scuro e intensi luminosi occhi grigi che mi scrutano con attenzione. Ci metto qualche istante a trovare la voce. In realtà mormoro. Se questo tipo ha più di 30 anni, io sono la regina Elisabetta. Stordito, avvicino la mia mano alla sua e gliela stringo. Quando le nostre dita si toccano, sento una strana, inebriante scossa. Ritiro subito la mano, imbarazzato. Deve essere l'elettricità statica. Sbatto in fretta le palpebre a ritmo con il mio battito del cuore. Miss Cavagan è indisposta, quindi ha mandato me. Spero che non le dispiaccia, Mr. Gray. E lei è? Il tono è affabile, forse divertito, ma è difficile dirlo dalla sua espressione impassibile. Sembra blandamente interessato, ma soprattutto educato. Anastasio Steele, studio letteratura inglese con Kate, cioè Catherine, cioè Miss Cavanagh, alla Washington State University di Vancouver. Capisco.
Dice lui semplicemente: mi pare di scorgere sul volto l'ombra di un sorriso, ma non ci giurerei. Vuole accomodarsi? Indica un divano a L di pelle bianca. Il suo ufficio è troppo grande per un uomo solo. Davanti alla vetrata c'è un'enorme scrivania moderna di legno scuro, intorno alla quale potrebbero trovare comodamente posto 6 persone. È dallo stesso colore del tavolino accanto al divano. Tutto il resto è bianco, soffitto, pavimento e pareti, a parte il muro intorno alla porta, su cui è appeso un mosaico di piccoli quadri disposti a forma di quadrato. Sono davvero deliziosi, una serie di oggetti di uso quotidiano dimenticati, dipinti con tale precisione da sembrare fotografie. Esposti tutti insieme fanno un certo effetto. Un artista locale, Troughton, dice Gray, intercettando il mio sguardo. Sono belli, elevano l'ordinario dallo straordinario. Mormoro distratto, sia da lui che sia dai quadri. Lui piega la testa di lato e mi guarda con interesse. Non potrei essere più d'accordo, Mr. Steele, dice con voce vellutata, e per qualche inspiegabile motivo mi fa arrossire. A parte i quadri, il resto dell'ufficio è freddo e asettico. Mi chiedo se rifletta la personalità della donna che si lascia elegantemente cadere su una delle poltrone. Davanti a me scuoto la testa, turbato dalla direzione che stanno prendendo i miei pensieri, e recupero dallo zainetto le domande di Kate. Poi afferro il registratore, maneggiandolo con modo maldestro, lo faccio cadere 2 volte sul tavolino. Mr. Gray non dice nulla e aspetta con pazienza, almeno spero, mentre io sono sempre più imbranato e confuso. È confuso. Quando il coraggio per guardarlo. Quando recupero il coraggio per guardarlo, lui mi sta sfiffando con una mano che sostiene il mento, sfiorando le labbra con il lungo dito indice. Penso che stia cercando di reprimere un sorriso. Mi scusi, farfuglio, non sono abituato a usare questo arnese. Si prenda tutto il tempo che occorre, Mr. Steele, dice. Le dispiace se registro le sue risposte? Me lo chiede adesso, dopo aver tanto faticato per far funzionare il registratore? Arrossisco. Mi prende in giro. Lo spero. Lo guardo sbattendo le palpebre senza sapere che cosa dire. E mi pare che lui si è mosso a e mi pare che lui sia mosso a pietà perché si addolcisce. No, non mi dispiace. Kate, voglio dire, Miss Cavanagh, le aveva spiegato cosa è destinata questa intervista? Si aprirà sul prossimo numero del giornale studentesco, dato che alla cerimonia di quest'anno sarò io a consegnare i diplomi di laurea. Ah, questa è nuova. È
e per un attimo mi disturba. Il pensiero che il diploma mi sia consegnato da una persona molto più vecchia di me. D'accordo, forse avrà un 6 o di più. Un 6 di più. È d'accordo, ha un successo travolgente, ma comunque aggrotto la fronte, tentando di riportare la mia attenzione indisciplinata sul compito che mi spetta. Bene, deglutisco nervosamente. Avrei alcune domande da farle, Mr. Gray. Lo avevo intuito, dice senza sbattere ciglio. Mi sta prendendo in giro. L'idea mi fa vampare. Dunque raddrizzo la schiena e le spalle nello sforzo di sembrare più alto e autorevole. Premo il pulsante del registratore. Lei è molto giovane per aver creato un simile impero. A che cosa deve il suo successo? Lo guardo, ha un sorriso tranquillo, ma sembra vagamente seccato. Il mondo degli affari ruota intorno alle persone, Mr. Steele, e io sono molto bravo a giudicarle. So come agiscono. Che cosa le fa crescere e che cosa no. Che cosa le stimola e come incentivarle? Mi avvalgo di una squadra eccezionale che ricompenso sempre. Fa una pausa e mi fissa con gli occhi grigi. Sono convinto che per raggiungere il successo in qualsiasi settore si debba diventare padroni di quel settore. Conoscerlo da ogni punto di vista, nei minimi dettagli. Io lavoro sodo, molto sodo, per riuscirci. Prendo decisioni basate sulla logica e sui fatti. Ho un istinto naturale che mi porta a individuare e a far crescere un'idea. Un'idea buona e solida, con gente valida. La morale è che è sempre una questione di gente valida. Forse ha solo avuto fortuna. La battuta non è sulla lista di Kate, ma il personaggio è troppo arrogante. Lui sbarra gli occhi sorpreso. Non mi sottometto alla fortuna o al caso, Mr. Steele. Più mi impegno nel lavoro, più sembro fortunato. È questione di avere le persone giuste nella propria squadra e di saperne giudicare l'energia al meglio. E di saperne guidare l'energia al meglio. Mi pare che sia stato Arvin Firestone a dire: la crescita e lo sviluppo delle persone è la vocazione più nobile della leadership. Le parole mi escono di bocca prima che riesca a fermarle. Oh, io esercito il controllo su tutto, Mr. Steele. Dice senza traccia di ironia, lo guardo negli occhi e lui regge il mio sguardo, impassibile, il mio cuore accelera, i battiti, e io arrossisco di nuovo. Perché quest'uomo ha un effetto così inquietante su di me? Farà la sua bellezza travolgente il modo in cui mi fulmina con gli occhi?
il modo in cui si accarezza il labbro inferiore con il dito? Quanto vorrei che smettesse di farlo. Inoltre, se nelle proprie fantasie segrete ci si convince di essere nati per dominare, si acquista un potere immenso, continua con la sua voce vellutata. Lei pensa di avere un potere immenso? Ma lei pensa di avere un potere immenso, maniaco del controllo? Ho più di 40.000 persone, ho più di 40.000 persone alle mie dipendenze, Mr. Steele. Questo mi dà un certo senso di responsabilità, di potere, se preferisce. Se io dovessi decidere che il settore delle telecomunicazioni non mi interessa più e che voglio vendere 20.000 persone, faticherebbero a pagare il mutuo dopo un mese o poco più. Lo guarda a bocca aperta, sono sconcertato dalla sua mancanza di umiltà. Non ha un consiglio di amministrazione a cui rispondere? Chiedo disgustato. La società è di mia proprietà, non devo rispondere a nessun consiglio. Alzo un sopracciglio, naturalmente avrei dovuto saperlo. Se solo avessi fatto qualche ricerca, ma accidenti, è così arrogante. Cambio strategia. E ha qualche interesse al di fuori del lavoro? Ho interessi molto vari, Mr. Steele. L'ombra di un sorriso gli sfiora le labbra. Molto vari? Per qualche ragione il mio sguardo penetrante mi confonde. Per qualche ragione il suo sguardo penetrante mi confonde. Nei suoi occhi luccica un pensiero perverso. Che cosa fa per rilassarsi? Rilassarmi? Sorride rivelando denti bianchissimi. Rimango senza fiato, è davvero bellissimo, nessuno dovrebbe essere così attraente. Beh, per rilassarmi, come dice lei, vado in barca, volo, pratico diversi sport. Si muove sulla poltrona. Sono molto ricco, Mr. Steele, e ho passatempi costosi e impegnativi. Lancio una rapida occhiata alle domande di Kate, ansioso di cambiare argomento. Lei investe nell'attività industriale, perché esattamente? Chiedo come mai quest'uomo mi mette così a disagio. Mi piacciono le cose, mi piace sapere come funzionano, quali sono i loro ingranaggi, come costruirle, smontarle. E ho una passione per le navi. Cosa posso dire? Sembra che sia il suo cuore a parlare più che la logica e i fatti. Lui storce la bocca e mi sospesa con lo sguardo. È possibile anche se certe persone direbbero che io non ho un cuore. Perché direbbero una cosa del genere? Perché mi conoscono bene. Piega le labbra in un sorriso sarcastico. I suoi amici direbbero che è facile conoscerla. Rimpiango subito di aver fatto questa domanda. Non è nella lista di Kate. Sono una persona molto
Sono una persona molto riservata, Mr. Steele. Faccio di tutto per proteggere la mia privacy. Non rilascio molte interviste. Perché ha accettato di rilasciare questa? Perché sono uno dei finanziatori dell'università e a dispetto dei miei sforzi sono riuscita a togliermi di torno Miss Kavanagh, ha tormentato i miei addetti alle pubbliche relazioni fino all'esaurimento e io ammiro questo genere di tenacia. So bene quanto possa essere tenace, Kate. Non per nulla mi trovo seduta qui, quando invece dovrei studiare per gli esami. Lei investe anche in tecnologie agricole. Perché le interessa questo settore? I soldi non si mangiano, Mr. Steele. E troppe persone su questo pianeta non hanno abbastanza da mangiare. Sembra molto filantropico. Sembra troppo filantropico. È una cosa che la appassiona, affamare i poveri del mondo. Si stringe nelle spalle con fare evasivo. È solo senso per gli affari. È solo senso per gli affari. Aspetta. È solo senso per gli affari, mormora, anche se mi sembra poco sincero. Non ha senso sfamare i poveri. Famai poveri, non riesco a vedere i vantaggi finanziari, ma solo la virtù di un ideale. Sbiccio la domanda seguente: lei ha una filosofia sessuale? Non ho una filosofia vera e propria, forse un principio guida, quello di carneggiare un uomo che acquisisce la capacità di prendere pieno possesso della propria mente è in grado di prendere possesso di qualsiasi altra cosa a cui abbia diritto. Sono un tipo molto particolare, motivato, mi piace avere il controllo di me stesso e di quelli che mi circondano. Quindi vuole possedere le cose. Sei un maniaco del controllo. Voglio meritare il possesso, ma sì, alla fine voglio possederle. Lei sembra il consumatore ideale. Lo sono. Sorride, ma il suo sorriso coinvolge gli occhi. Coinvolge gli occhi. Di nuovo ciò è in contrasto con una persona che vuole sfamare il mondo. Per cui non posso fare a meno di pensare che stiamo parlando di qualcos'altro, ma non saprei proprio dire di cosa. Deglutisco. La temperatura della stanza sta aumentando, o forse dipende da me. Voglio solo che questa intervista si concluda. Ormai Kate avrà abbastanza materiale, no? Guardo la domanda successiva. Lei è stato adottato in qualche misura? Ritiene che ciò abbia influenzato il suo modo di essere? A questa domanda, che è una domanda personale, lo guardo pensando che non si sia offeso. Lui aggrotta la fronte. Non ho modo di saperlo.
La mia curiosità è risvegliata. Quanti anni aveva quando è stato adottato? È un'informazione di pubblico dominio, Mr. Steele. Il suo tono è severo. Merda. Già, certo, se avessi saputo di dover fare questa intervista mi farei preparato. Confuso, mi affretto a passare altrove. Mi affretto a passare oltre. Ha dovuto sacrificare la vita familiare al lavoro? Questa non è una domanda. Taglia corto, mi scusi. Sono agitato. Lui mi fa sentire come un bambino colto in fallo. Ci riprovo. Ha dovuto sacrificare la vita familiare al lavoro? Io ho già una famiglia, un fratello, una sorella e due genitori amorevoli. Non mi interessa legarla ulteriormente. Lei è omosessuale, Mr. Gray? Lui fa un sospiro irritato e io chino il capo, mortificato. Accidenti. Perché non ho usato una sorta di filtro prima di sparare questa domanda? Come faccio a dirgli che mi sono limitato a leggerla? A diavolo, Kate e la sua curiosità. Sì, Anastasio, lo sono. Alzo un sopracciglio con un lampo gelido negli occhi. Non sembra contento. Le chiedo scusa, ecco, è scritto qui. È la prima volta che pronuncia il mio nome. Il cuore mi martella nel petto. E le guance mi bruciano. Mi infilo nervosamente alcune ciocche sciolte dietro l'orecchio. Lui piega la testa di lato. Queste domande non sono sue? Impallidisco. No, è stata Kate, Miss Cavanaugh, a prepararle. Oh no. Io non ho niente a che fare con il giornale studentesco. È l'attività extracurriculare di Kate, non la mia. Ho di nuovo il volto in fiamme. No, lei è la mia coinquilina. Lui si gratta il mento, riflettendo, senza fretta, mentre i suoi occhi grigi mi valutano. Si è offerto lei di farmi questa intervista? Chiede con una calma glaciale. Un attimo. Chi è che fa le domande qui? Il suo sguardo mi inchioda, spietato. Mi sento costretto a dire la verità. Sono stato reclutato all'ultimo. Kate non sta bene. La mia voce trema. Questo spiega molte cose. Qualcuno bussa alla porta ed entra la bionda numero due. Mr. Gray, mi scusi se la interrompo, ma il suo prossimo appuntamento è fra 2 minuti. Non abbiamo ancora finito, Andrea. Per favore, annulla il prossimo appuntamento. Andrea esita guardandolo a bocca aperta. Sembra disorientata. Lui gira piano la testa verso di lei e la fa arrossire. E così non sono l'unico. Certo, Mr. Gray, farfuglia, poi esce. Lui aggrotta la fronte e riporta l'attenzione su di me. Dove eravamo?
Dove eravamo, Mr. Steel? Ah, adesso siamo tornati a Mr. Steel. La prego, non voglio distoglierla dai suoi impegni. Voglio sapere qualcosa di lei. Voglio sapere qualcosa di lei. Mi sembra doveroso. I suoi occhi brillano di curiosità. Dove vuole arrivare? Appoggia i gomiti sui braccioli della poltrona e unisce le dita di fronte alla bocca. La sua bocca è una grande distrazione, deglutisco. Non c'è molto da sapere. Che progetti ha dopo la laurea? Mi stringo nelle spalle sconcertato dal suo interessamento. Venire a Seattle con Kate, trovare un lavoro. Non sono ancora riuscita a pensare oltre gli esami. Non ho fatto progetti, Mr. Gray. Per il momento mi basta superare gli esami. Per cui in questo preciso momento dovrei studiare invece di starmene seduto nel tuo ufficio fontuoso, elegante e asettico, sentendomi a disagio sotto il tuo sguardo penetrante. Nella mia azienda abbiamo un ottimo programma di stage. Spiega con calma. Sono turbato. Interdetto, mi sta offrendo un lavoro. Me lo ricorderò, mormoro confuso, anche se non sono certo di essere adatto a questo posto. Oh no, sto di nuovo pensando ad alta voce. Perché dice così? Piega la testa di lato, incuriosito, l'ombra di un sorriso sulle labbra. È ovvio, no? Sono scoordinato, mal vestito e non sono biondo. Non per me. Il suo sguardo è intenso, senza più traccia di umorismo. E io sento il ventre gonfiarsi all'improvviso. Distolgo gli occhi dal suo esame minuzioso, e lì abbasso sulle mie dita. Intrecciate. Distolgo gli occhi dal suo esame minuzioso e li abbasso sulle mie dita intrecciate. Che cosa sta succedendo? Devo andarmene adesso. Mi chino per prendere il registratore. Vuole che le faccia fare un giro dell'azienda? Chiede. Sono certo che lei è molto impegnato, Mr. Gray. Io devo fare un lungo viaggio. Deve tornare a Vancouver? Sembra sorpreso, addirittura in ansia. Lancia un'occhiata fuori dalla finestra. Ha cominciato a piovere. Beh, è meglio che guidi con prudenza. Mi intima con tono severo e autorevole. E a lui cosa importa? Ha ottenuto quello che le serviva? Aggiunge. Sì, signore.
Rispondo infilando il registratore nello zainetto. Mi guarda perplesso, stringendo gli occhi. Grazie per l'intervista, Mr. Gray. È stato un piacere. Dice lui, educato, come al solito, mentre mi alzo. Mi tende la mano. Alla prossima, Mr. Steele. Non sono sicuro. Se suoni come una sfida o una minaccia, aggrotto la fronte. Quando mai ci incontreremo di nuovo? Gli stringo la mano, stupefatto di sentire ancora quella strana scossa. Devono essere i miei nervi, Mr. Gray. Gli faccio un cenno di saluto con grazia e la. Con grazia atletica. Lui va alla porta e la spalanca. Solo per assicurarmi che la oltrepassi indenne, Mr. Steele. Mi fa un piccolo sorriso, naturalmente allude al mio ingresso, non proprio trionfante. Arrossisco. È molto premuroso da parte sua, Mr. Gray. Esclamo e il suo sorriso si allarga. Mi fa piacere che tu mi trovi buffo. Lo fulmino dentro di me, tornando nell'atrio. Sono sorpreso di vedere che mi segue. Andrea e Olivia alzano entrambe gli occhi, ugualmente sorprese. Ha un soprabito? Chiede Gray, una giacca. Olivia balza in piedi e va a recuperarla. Gray gliela strappa di mano prima che possa consegnarmela. La tiene sollevata davanti a me. Io me la infilo, vergognandomi da morire. Lui mi posa un istante le mani sulle spalle, facendomi sussultare. Se nota la mia reazione, non lo dà a vedere. Chiama l'ascensore e restiamo entrambi in attesa. Io sulle spine, lui freddo e controllato. Le porte dell'ascensore si aprono e io sfreccio dentro, ansioso di scappare. Ho davvero bisogno di andarmene da qui. Quando mi giro verso di lui, mi sta osservando, appoggiato alla parete con una mano. È davvero molto, molto bello. La cosa mi inquieta. Anastasio, dice a mo' di saluto. Christian, replico e per fortuna le porte si chiudono.